Il Medio Oriente in primo piano, Sky TG24, guerra Israele, 274 morti negli attacchi nel sud del Libano, colpita a Beirut. Gli attacchi israeliani su località e villaggi nel sud del Libano hanno provocato 274 morti, tra cui 21 bambini e più di 1000 feriti. Così il governo locale, mentre migliaia di libanesi sono in fuga per il premier Mikati, l'aggressione si tratta di una guerra di sterminio. Hezbollah ha affermato di aver colpito due basi israeliane con decine di razzi in risposta ai raid odierni. Israele sta indagando sulla possibilità che il leader di Hamas sia stato o meno ucciso a Gaza, lo scrivono i media israeliani. Sull'ANSA, Meloni all'ONU, l'Italia convinta sostenitrice del multilateralismo, inaccettabile la guerra russa ad una nazione sovrana, di fronte alle sfide della storia dobbiamo agire, così la Premier nel suo intervento. Sull'ADN Kronos, la cronaca, ottantenne uccisa a Modena, il figlio confessa in diretta TV, dice sono stato io, le parole shock di Lorenzo Carboni. Davanti alle telecamere di pomeriggio 5, l'ho strangolata, prima ho provato col cuscino, poi ho tolto la federa e ho provato con quella. Ancora la cronaca su TGcom 24, il caso Giulia Cecchettin avvia il processo, Turetta non è in aula, il difensore del 22enne ha detto il clamore mediatico ha suggerito la sua assenza, il padre della vittima, non so se ci sarò alle prossime udienze, il legale della sorella Elena ha detto il rimborso è stimato in 1 milione. Carla, questi gli ultimi aggiornamenti a te.